E ciao a tutti, come avete visto dalla sigla, in questo tutorial facciamo delle grafiche creandole direttamente in Bluff Title. Adesso è quella di simulare un palazzo con delle finestre per vedere alcuni processi che si possono utilizzare senza usare programmi esterni di grafica e invece costruendo tutto in Bluff Title. Ovviamente io creerò una cosa semplice, però voi potete rendere complesso quanto volete questa cosa e abbellirla quanto volete. Faccio l'esempio di un palazzo con delle finestre, ma può essere riprodotta con qualsiasi altra idea. Insomma, ecco, è l'idea di base per capire come utilizzare alcuni livelli di Bluff Title. Invece poi vi faccio vedere come ho generato in Filter Forge delle cose veramente incredibili. Andate a vedere Filter Forge se non lo conoscete. Partiamo dalla animazione base, andiamo a cancellare e per prima cosa, per andare meglio, creo un contenitore. E dentro questo contenitore vado ad aprire sulle texture un'immagine con i mattoni. Voi dovreste averla brick, io ne avevo anche altre importate da internet, ma è indifferente. Colleghiamo questo livello al contenitore. Vado a avvicinare un pochino il contenitore, magari possiamo fare 2,40 per avere un numero di riferimento anche per voi. Invece, siccome questi mattoni sono molto grandi, clicco sull'immagine brick e vado a ripetere la trama. Quindi ripeti trama texture, prendo con il tasto control e tirando vedete che posso andare a ridurre i mattoni quanto voglio. Teniamo una misura media. Adesso è quello il discorso, è di costruire una finestra o quello che può simulare una finestra. Qui ovviamente potremo semplicemente andare a prendere un'immagine di un muro di una finestra e abbiamo finito il tutorial, ma l'idea è quella di costruire tutto in Bluff Title. Quindi riselezioniamo il contenitore, perché così, aprendo un'altra immagine, finirà all'interno del contenitore. Cercate white, che è un quadratino bianco. Colleghiamo anche questo, eccolo qua. Andiamo sul layer white e andiamo a regolare la grandezza. Adesso, se volete guardare i miei numeri, proviamo a fare 0,30 e in verticale facciamo 0,5, così abbiamo delle dimensioni standard sia io che voi. E sul colore andiamo a impostare un colore nero per il momento. Per fare il bordo della finestra andiamo qui, unire un bordo a livello attivo e andiamo a selezionare bordo silver, per esempio, eccolo qua. Poi questo bordo che è stato aggiunto potremo colorarlo del colore che desideriamo. Se vogliamo fare il bordo marrone della finestra andremo a impostare un colore scuro. Io intanto lo lascio bianco perché voglio che si veda il contrasto. E vado ad aggiungere qua sotto un'altra immagine, quindi sempre con immagine, io faccio tutto con immagine, intanto diciamo è piatta la cosa, quindi sempre stando attenti di essere sul contenitore, apro un'altra immagine, sempre white, apri, collego, vado su questo white. Se volete cambiare il nome per distinguerlo potete andare su livelli, proprietà livello, io scrivo balcone, su grandezza vado a scegliere un'altezza, io adesso vado a scegliere 0,05 e una larghezza, io scelgo, vediamo, 0,4, perfetto. Sulla posizione adesso lo porterò giù, potete trascinarlo anche a video. Se volete regolare i movimenti premendo control avrete dei movimenti molto più piccoli.
io l'ho messo a 1,28 e meno 67. Ho portato un po' a meno 4 la profondità, perché se è 0 vedete che sparisce, quindi è meglio portarla. Vediamo se già ecco, già a meno 1 viene un pochino più avanti, perché se no può succedere che le immagini siano tutte sullo stesso piano. Perfetto, diciamo che questa è il nostro muro con la nostra finestra. Ovviamente qua dentro potremmo mettere anche, mappare un'immagine con le tende, come desideriamo. Diciamo però che abbiamo fatto tutto con graphite title senza ricorrere a cose esterne, però abbiamo un pezzo di muro e una finestra. Adesso andiamo ad aggiungi livello e andiamo a aggiungere una color map, e andiamo a prendere il nostro contenitore e andiamo a unirlo alla color map, quindi livelli unire a un contenitore attivo. Ci chiede quale, segniamo color map, ok. Come vedete di colpo sparirà tutto, non preoccupatevi. Andiamo sulla mappa colore e aumentiamo al massimo la risoluzione 1024x1024, tanto abbiamo un quadrato. E sempre qui sul color map alziamo la trasparenza. Se ora apriamo un'immagine qualsiasi, andiamo a cliccare in qualsiasi immagine, non ha importanza, non unitela al contenitore in maniera che sia visibile e non c'entra niente quello che ho caricato. Adesso andiamo qui e andiamo a selezionare la nostra color map. Se facciamo così, vediamo il disegno che avevamo molto semplicemente della finestra e del muro. Già qua possiamo vedere che possiamo togliere all'interno della color map il testo new che non serve a niente, lo possiamo cancellare. E se andiamo sulla telecamera all'interno della color map, possiamo controllare la distanza del nostro muro, ovviamente dalla nostra finestra. Lasciamo che sia tutto visibile così. Torniamo su questa immagine piatta, in realtà che è fuori, immagine color map 4. Potremmo anche scrivere un nome anche questo, segnare anche un nome, ma l'importante è andare a cambiare l'effetto, e qui adesso andremo a mettere un effetto che va a mappare, cioè su Media Effetti Speciali UV Mapper. Questo effetto ci permette, come vedete, di mappare questa immagine all'interno della nostra immagine, del nostro quadrato. Innanzitutto abbiamo tutto spostato, quindi andiamo dentro Texture Position e possiamo andare sia video con i cursori a posizionarci la nostra immagine. Ma la cosa che interessa a noi, fa parte di questo tutorial, è quella di decidere la texture size. Quindi potremo andare a anche qua scegliere un ingrandimento, ma a noi quello che interessa è l'impicciolimento, perché se andiamo a rimpicciolire andremo a creare tante 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 finestre. Adesso qui, come vedete, abbiamo un bordo che è il bordo che vede nero la telecamera all'interno della color map. Allora, o potremo ingrandire l'immagine dei mattoni che vada a coprire tutta l'immagine della telecamera, oppure andando dentro la color map potremo semplicemente spostare la telecamera in avanti. In questa maniera, vedete, possiamo ottenere che la telecamera va a inquadrare il nostro muro e finestra andando a coprire la parte nera finché non si aggancia, e quindi avremo un muro completo di finestre. Torniamo sulla nostra immagine con la color map e sempre appunto su texture size vedete che possiamo crearci tantissime finestre all'interno
della nostra immagine. E questo, diciamo, è il primo passaggio. Abbiamo solo una parete di finestre, però con lo stesso principio possiamo andare a mappare un solido 3D. Quindi andiamo a aprire un EPS e sempre tra i vostri media EPS cercate square, è un quadrato ovviamente, eccolo qua, lo ruotiamo, rotazione testo di 90 gradi, e possiamo andare a grandezza testo a, vedete, ingrandirlo in verticale. Andiamo a mettere un numero abbastanza grande che ci permetta di avere una specie di palazzo. Facciamo 1 1 15, proviamo a ruotare con il primo cursore e vediamo che appunto si tratta di un quadrato. Possiamo vedere lo spigolo. Adesso, se su questa figura, sempre cliccando cambia effetto, andiamo a mappare la stessa color map, quindi l'unica che abbiamo, color map 5, e qua mettiamo lo stesso effetto, sempre media effetti special UV mapper, ok, e in questa maniera vedete che anche qua viene mappato quello che vede la telecamera. Andiamo ad aggiustarlo, quindi come dimensione innanzitutto, eccolo qua, e come posizione. La prima cosa che vediamo è che qua le finestre sono rovesce, mentre sull'altro lato vedete che sono dritte. La sistemiamo subito andando su Texture Rotation. I tre cursori regolano l'inclinazione su vari piani del nostro oggetto 3D, quindi con questo andiamo proprio a regolare le finestre sbagliate. Bisogna andarle a mettere a 90 gradi, quindi 90 gradi le finestre saranno dritte. Con questo era l'altro piano, ma è corretto, è a 0, e con questo andremo a regolare il sopra e il sotto. Però essendo un palazzo a noi non interessa, perché non dovrebbero esserci finestre, e casomai poi potremo coprirlo creando un finto tetto. Adesso andiamo su size per decidere quante finestre ci saranno sul nostro palazzo, e rimpicciolendo vedete che possiamo creare quante finestre desideriamo. Poi sarà questione magari di posizionare la nostra mappa in maniera che queste finestre non vengano tagliate. Quindi vedete che con il primo cursore regolo sempre su questo piano la posizione, con questo su questo piano, e quindi cercherò, ecco, di far sì che tra la distanza della mappatura e qua le finestre finiscano giuste. Ora poi dipenderà anche dall'altezza. Se io vado a modificare la grandezza del mio carattere, come vedete posso andare a decidere anche con questo la dimensione del mio palazzo. Ecco qua, un bel grattacielo. E adesso se io vado a farlo ruotare, avrò creato questo grattacielo utilizzando una grafica solo di Bluff Title. A questo punto capite che c'è sufficiente duplicare questo EPS. Questo possiamo anche togliere, non c'entra niente. Se andiamo a duplicare questo EPS, andremo a costruirci tanti palazzi. Ovviamente ogni palazzo può essere ridimensionato in altezza, larghezza, solo muovendo l'EPS, perché il contenuto delle finestre è qui. Ovviamente posso anche cambiare leggermente il colore, dare una colorazione al palazzo andando a regolare il colore del EPS. Ovviamente varierà tutta la mappa, per cui anche se le finestre avessero avuto un colore, anche quello
prenderebbero la variazione. Se a questo punto aggiungiamo un piano, possiamo creare un suolo per i nostri palazzi. Io ho creato con Filterforge, ecco che entriamo in Filterforge, questa mappa, eccola qua, ve la faccio vedere, dove ci sono delle parti verdi, diciamo queste righe grigie che simulerebbero delle strade, in queste aree dove andavano i palazzi. Quindi potremmo posizionare i palazzi nelle aree grigie, ad esempio. Rotiamo questa mappa, che sia di 90 gradi. Fate attenzione che se non è solido ma è piano non lo vedrete, quindi possiamo portarlo solido almeno per il tempo di posizionarlo. Lo posizioniamo, vedete che vado a tagliare il mio piano e lo vado a ingrandire quanto più possibile per dove mi servirà. Le strade, si vedono anche delle automobili, e a questo punto possiamo ruotare i singoli palazzi 90 e posizionare sulla mia mappa. Ad esempio io dico che va qua sul grigio. Se giriamo attorno con la telecamera, vedete che vediamo subito, per ridimensionare anche altre aree, possiamo fare rotazione, posizione e vederci la mappa un po' più dall'alto. Adesso io ho dato dei dati a caso della mappa, per cui però possiamo andare a ridimensionare il palazzo e posizionarlo. Questo lo stesso lo andremo a ruotare. Se il palazzo è già dritto e già dimensionato per stare all'interno della strada, poi è un attimo duplicarlo e spostarlo. Ovviamente non tutti i palazzi devono essere uguali in altezza, e per cui potete divertirvi anche a regolarli in altezza. Se io voglio duplicare questo, faccio prima, duplico quel livello e poi lo sposto solo in profondità, e vedete che posso ad esempio andare ad aggiungere un altro palazzo. Una volta riempito tutta la mia area di palazzi di quanto desidero, posso spostarmi con la telecamera sul mio plastico, ruotare e andare a inquadrare il mio plastico da tutte le direzioni, anche dal basso della strada. Posso andare a agire sul campo visivo per avere più o meno apertura, e a questo punto, ad esempio come ho fatto io, posso andare a aggiungere anche un livello di cielo, e decidendo la dimensione del livello di cielo andare a regolare le nuvole che si portino appunto a toccare il terreno, perché altrimenti vedete avete sempre la base dell'orizzonte. Ecco qua, da qua è un attimo attivare altre luci, attivare sulle luci ad esempio l'ombra, e abbiamo, ecco qua, l'ombra dei palazzi. Sposto vado a spostare la luce e vedete come cambia l'ombra dei palazzi, guardate che bello. Tra l'altro, se aggiungete una specularità alla vostra immagine, che rende la luce ancora più carina. Simuliamo una piccola animazione con la telecamera. Ecco uno spostamento della telecamera migliore, perché poi, come dicevo, sopra al palazzo, ovviamente qua io li ho già duplicati, quindi dovreste farlo prima di duplicarlo, magari mettere queste immagini in un contenitore e magari aggiungere un top con un altro square. Andate a portarlo sopra al palazzo, lo ruotate di 90 gradi e ecco qua. Io adesso l'ho fatto dello marron. Poi potete mettergli invece mattoni o un altro materiale, e vedete che è un top
sopra, diciamo, il palazzo. Ovviamente tutta questa cosa non era per fare dei palazzi. Io adesso vi unirò le animazioni in descrizione, così potete averle già pronte da guardare, ma provate a risimulare i passaggi da soli in maniera da capire come utilizzare bene la color map per creare questi effetti. Invece dicevamo, la mappa l'ho generata in Filterforge, così anche avevo generato delle finestre in Filterforge. Guardate che bellezza. Vedete con il muro, la tendina, le barre, le finestre, l'ombra. Andiamo a vedere. Come abbiamo visto, Filterforge genera delle texture procedurali, non sono dei disegni, ma sono delle cose che vengono create proprio dal programma stesso. E io non ho generato io questi filtri, ma voi andate semplicemente sulla home page di Filterforge, su filtri, e cercate qua quello che desiderate, ad esempio Windows. Search e vedete che se ci sono delle finestre, c'è la singola finestra, magari la finestra così è un po' come avevamo cercato di fare noi, ma vedete queste qui che ho scaricato io. Praticamente si clicca, il filtro viene passato a Filterforge, io clicco qua. Adesso richiedeva un pochino perché io ho aumentato la risoluzione eccetera, ma avete visto che qualità, vengono generate queste texture della dimensione che desiderate, anche enormi, e essendo procedurali potete andare a fare i settaggi che volete, sia come colori, dimensioni, finestre, mattoni, tutto quello che si desidera. In più ci sono già dei preset con altre finestre, vedete la singola, finestre di altro tipo, finestre di altro tipo, eccetera. E poi appunto su ognuna potete cambiare qualsiasi parametro e quindi generare finestre nuove. Stessa cosa con le mappe. Io ho scritto street, poi ovviamente dipenderà. Trovate varie texture di materiali di vario tipo. Io ho trovato questa che, come vedete, genera le mappe anche con i palazzi. Mi è bastato su Filterforge indicare che non volevo i palazzi. Ovviamente la mappa è bidimensionale, ma vedete che vengono ricostruite anche le ombre. E poi sui setting è possibile appunto avere diverse possibilità che sono state impostate dal programmatore filtro. In questo caso Building Frequency, la frequenza delle costruzioni, basta mettere a zero e non avrò più case, avrò, come ho generato io, solo la mappa con il terreno e le strade. Anche in Bluffy Title potremo inserire tutto questo blocco in un contenitore e divertirci a duplicare il contenitore, agganciarli a fianco per creare una città molto estesa. Cioè tutta questa animazione qua la vado a inserire in contenitore e poi mi duplico i pezzi. Bene, spero che vi sia piaciuto questo tutorial e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!